E circa 800 operai della Alcoa sono a Roma contro lo stop temporaneo annunciato dalla multinazionale dell'alluminio per gli stabilimenti di Portovesme in Sardegna e di Fusina a Venezia. La delegazione è già nei pressi di Palazzo Chigi, dove stasera si aprirà il tavolo tra governo, aziende e sindacati. In diretta abbiamo Matteo Parlato. Attorno a te, Matteo, vediamo al freddo gli operai dell'Alcoa che hanno annunciato un sit-in a oltranza. Sì, esattamente. Infatti, come si diceva anche nel telegiornale, mentre dentro il Palazzo della Camera, alle nostre spalle, ci si batte per il legittimo impedimento, qui ci si batte per il posto di lavoro. Sono 3.000 posti di lavoro per gli operai sardi e per gli operai veneti, e anche per l'indotto e anche per le loro famiglie. Oggi, peraltro, nel Sulcis Iglesiente, le attività commerciali in solidarietà con gli operai che sono venuti qui sono rimaste ferme per un'ora e mezza. E accanto a me c'è Giuseppe Poddu, che è sindacalista e operaio. Allora, se stasera le cose non andranno come pensate, che succederà? Io non ci voglio pensare, non ci vuole pensare tutta la gente che è qui, come non ci vuole pensare tutta la gente che questa mattina si è riversata nelle piazze delle nostre città, nel Sulcis Iglesiente. Noi abbiamo la necessità di finire con le parole. Abbiamo solo una cosa che dobbiamo portare via da questa riunione a Palazzo Chigi: la continuità di marcia di quegli impianti. Come? Non ci interessa. È un problema della massima istituzione di questo paese, così come è un problema della massima istituzione di questo paese rendersi credibile, perché l'Alcoa in questi mesi ha sempre detto: va bene quello che fate, ma non siete credibili, è inaffidabili. E sentirsi dire da un governo che è inaffidabile e non credibile, beh, il problema ce l'hanno ed è grosso. Ma l'Alcoa ha detto anche che con il cambiamento della tariffa elettrica deve chiudere, perché così ogni mese perde 8 milioni di euro. Beh, negli ultimi 14 anni hanno fatto un attivo di circa 100 milioni di euro all'anno. Se anche per il tempo necessario, perché la Commissione europea si esprima, perdono 8 milioni di euro, non perderanno molto. E comunque sia, vorrei ricordarlo, che l'Alcoa avrebbe potuto beneficiare già di due strumenti che gli avrebbero abbattuto il costo dell'energia, all'incirca 30 euro. Ma ripeto, ha detto a questo governo che è inaffidabile e che doveva verificare l'affidabilità appunto di quei provvedimenti, e semplicemente ha deciso che non era affidabile, per cui ha deciso di chiudere l'impianto. Bene, adesso siamo all'epilogo. Questo governo deve dimostrare di essere forte con i forti, quanto si dimostra capace di essere forte con i deboli. Noi pretendiamo, noi, tutta la Sardegna, tutta Fusina pretende che queste produzioni, che sono le uniche del nostro paese, continuino a produrre e continuino a garantire quei posti di lavoro. 3.000 posti di lavoro, 3.000 famiglie. Ogni posto di lavoro è una famiglia, questo è uno slogan nostro. Allora, se non avete altre domande dallo studio, vi restituisco la linea. Grazie Matteo Parlato.